Con Monica Verna, una delle volontarie che tengono aperto, che tengono viva la biblioteca di Salassa, una domenica molto speciale perché va in scena l'inaugurazione, tra virgolette, ufficiale di quello che è uno spazio in realtà già attivo e già vivo, ma che per colpa del Covid questa inaugurazione era stata rimandata. Che giornata state vivendo e soprattutto quali sono le prospettive per la biblioteca? Allora, abbiamo deciso di fare questa inaugurazione perché l'abbiamo rimessa un po' a nuovo, facendo tutto un restyling della biblioteca e quindi ultimamente imbiancandola, cambiando tutti quelli che sono gli arredi. E causa Covid non eravamo mai riusciti a farlo prima, quindi abbiamo preso questa opportunità della festa d'autunno per poterla aprire al pubblico, sperando di avere così molte più utenza, che per fortuna in quest'ultimo periodo è aumentata notevolmente. Noi cerchiamo di organizzare più eventi possibili proprio per il sociale, quindi per cercare di far conoscere anche tanti autori, sia ai ragazzi che agli adulti. E quindi speriamo di continuare così. Adesso ce n'è stato uno venerdì sera con la psicoterapeuta, quindi indirizzata agli adolescenti, e ne avremo a breve una col fumettista, e questo è ancora un pochino da mettere poi in evidenza più tardi. La biblioteca è nata anni fa, poi era rimasta un pochino latente perché non c'erano più stati tanti aggiornamenti. Poi ci siamo messi un gruppo di volontari tutti assieme. Teniamo aperta la biblioteca 3 giorni alla settimana, quindi il lunedì dalle 4:30 alle 6:30, il giovedì dalle 4:30 alle 6:30, poi 2 sabati mattina al mese e tutti i sabati pomeriggio del mese dalle 4 alle 6. Quindi ci avvicendiamo tra i vari volontari per cercare di dare un servizio, e per fortuna un pochino di risposta dal territorio l'abbiamo avuta anche dai paesi vicino, quindi è stata una cosa piacevole per noi molto, soprattutto l'evento che siamo riusciti a organizzare con il presidente Grasso è stato veramente una cosa molto entusiasmante per noi, perché hanno partecipato tantissime scuole e quindi è stato un momento veramente molto, molto bello per noi, che insomma ci diamo da fare nel tempo libero tra lavoro e quindi quello che è la nostra passione, diciamo. La dimostrazione che una realtà sicuramente numericamente, anche sotto il punto di vista degli abitanti, non enorme come Salassa, quando ci si mette si fanno le cose buone, si fanno le cose belle, e alla fine si riesce a coinvolgere, come dicevi giustamente prima, sia gli adulti che i giovani, e questo è anche un plus per la biblioteca. Sì, poi ultimamente Salassa si è allargata notevolmente, ci sono state nuove costruzioni, quindi nuovi abitanti, nuove famiglie, quindi invitiamo i genitori a venire a portare i ragazzi in biblioteca, perché abbiamo cercato di allargare tantissimo con nuove uscite, tutti i libri molto, molto nuovi, e infatti ne stanno arrivando di nuovo la prossima settimana per far conoscere ai ragazzi insomma la lettura, e quindi ci daremo sempre da fare per fare in modo che insomma non soltanto i classici vengano a conoscenza, ma anche le nuove uscite, quindi molto più i fumetti, i libri illustrati, e quindi cerchiamo di dare anche un servizio per le signore, che soprattutto quelle che magari apprezzano di più i romanzi rosa, oppure per la narrativa, sia soprattutto gialli, perché qua vanno tantissimo i gialli, quindi i thriller vanno tantissimo, e anche i romanzi di narrativa normale, moderna, insomma.